Giustina Matera, una serie di ordinanze per garantire un'estate sicura e tranquilla nel comune di Ischia. Da consigliere comunale hai partecipato attivamente alla produzione di queste ordinanze. Qual è l'obiettivo e in cosa consistono? L'obiettivo è stato quello, appunto, come tu dicevi, quello di cercare di garantire un'estate sicura anche, insomma, considerando, la possibilità di migliorare quelle che sono state delle consuetudini che si erano radicate negli scorsi anni e che purtroppo hanno reso Ischia, protagonista di eventi poco piacevoli. Le ordinanze hanno toccato alcuni punti, specifici, quali ad esempio quelli di, cercare di gestire in maniera più puntuale, le affittanze, e in questo caso, è stato reso noto come soltanto alcune tipologie, di strutture o di abitazioni, possano essere, appunto rese disponibili per lo scopo turistico, quindi, appartamenti non inferiori ad una metratura di 30 metri quadri e che comunque garantiscano quantomeno, uno spazio di 10 metri quadri per persona. Questo ovviamente con lo scopo di evitare fenomeni che abbiamo già visto, tristemente in passato e quindi, quelle situazioni in cui veramente c'erano appartamenti minuscoli sovraffollati da persone che addirittura facevano i turni per dormire. Ovviamente con l'obbligo, tra l'altro, di rendere note insomma, l'identità di tutti gli occupanti entro 48 ore, dalla stipula del contratto, insomma, dell'appartamento. Per quanto riguarda, diciamo, l'ordine pubblico anche nelle zone a traffico limitato, in via sperimentale, si è voluta dare una linea direttiva, per quello che è, l'uso delle bici elettriche e dei monopattini. In questo senso, ai non residenti del comune non è possibile camminare sulle bici all'interno del centro storico, quindi vanno condotte a mano, con unica deroga per i residenti che negli anni hanno acquisito una positiva abitudine, spesso quella di utilizzare le bici anche come mezzo per portarsi al lavoro, ma anche per loro ovviamente ci sono delle osservanze. Quindi mantenere una velocità che sia veramente limitata, diversamente a quel punto anche lì sarebbe opportuno per una questione ovviamente logica e civile di trasportarla a mano. Ed infine un'ulteriore ordinanza che va a regolamentare gli orari della musica, quindi per le ore notturne, con un limite entro le 2 sul venerdì, sabato e domenica dei mesi estivi per i locali. E delle 22 invece per gli stabilimenti balneari. Il tutto ovviamente per cercare di, ripeto, eradicare un trend che si era insomma rivisto negli scorsi anni e che invece noi vogliamo trasportare verso una radice differente che possa dare maggior lustro alla tipologia di turismo che vogliamo fare e anche maggior tranquillità per i nostri turisti, ma anche per i residenti. Ecco, per raggiungere ovviamente questi risultati saranno poi necessari controlli e da qui una collaborazione c'è già stata per la produzione di queste ordinanze con le forze dell'ordine e poi ovviamente c'è la polizia municipale. Assolutamente sì, ovviamente questi sono risultati che si potranno ottenere e che dovranno essere crescenti ovviamente negli anni e dove c'è bisogno di un lavoro grande, perché ovviamente è un lavoro grande, c'è bisogno di sinergia e queste ordinanze nascono proprio da una conferenza di servizi con tutte le forze dell'ordine che oltre ad averci supportato appunto per andare ad analizzare le maggiori criticità e le linee guida direttive per poter organizzare queste ordinanze, saranno poi i maggiori attori responsabili di tutto ciò che concerne i controlli.